la penalizza parecchio, perché oltre a cadere è uscita anche da praticabile, quindi ancora anche più di un punto. Mentre ora Marco Rizzo, rondine, un po' di sofferenza, comunque niente male, una seconda rondine. Salita all'appoggio, rovesciato. Una Jonasson molto difficoltosa. Terza parte di forza e una quarta. Ecco, se pensi che il nostro numero uno, Pablo Breger, ne presenta una sola, questo ne ha già presentate quattro di parti di forza. Però è un po' sporco nelle sue linee agli anelli, le gambe non sempre perfettamente curate. E ora la uscita, doppio salto con un avvitamento in mezzo. Ci siamo anche per lui, ha il tempo per migliorare a tutti i livelli, però ha già un bagaglio tecnico abbastanza completo. Bravo Marco. Qui mi sorge una domanda, Fulvio. Vale la pena presentare più elementi di forza, magari un po' sporchi, o per così dire...